Cari amici navigatori di Lucera Web, il brano del Vangelo di questa domenica è un brano molto attuale per il momento che stiamo vivendo. Gesù parla della sua Chiesa e la paragona a un pastore e il suo gregge. Bene, cari amici navigatori, io vorrei invitarvi a riflettere su questi aspetti. Un pastore senza gregge, che pastore è? Ma un gregge senza pastore è un gregge destinato alla morte, alla fine, a perdersi. E noi cristiani dobbiamo interrogarci perché dobbiamo dire quanto noi sentiamo i nostri pastori come parte di noi. Io voglio rammentarvi che la Chiesa è un corpo. È un corpo che è formato da tante membra e in capo di questo corpo è Gesù Cristo. Quindi noi dobbiamo sentire questa profonda comunione, questa unione con i nostri pastori e dobbiamo anche pregare per i nostri pastori. È un momento di tribolazione per la Chiesa, un momento in cui il mondo si sta scagliando contro e noi cristiani dobbiamo anche avere il coraggio di testimoniare la verità. E di dire che la Chiesa è fatta di tanti uomini santi che quotidianamente testimoniano, e l'etimologia della parola testimone significa martire, danno la vita per amore di Gesù Cristo. Quindi, cari amici navigatori, riscopriamo questa profonda unione con i nostri pastori, una unione che nasce e cerca la preghiera insieme. Il pregare per i nostri pastori, il collaborare con i nostri pastori, andare a braccetto, veramente che il cristiano possa essere segno di unità nel mondo. E questa unità è una unità che nasce all'interno della Chiesa. Per cui, cari amici navigatori, vi invito veramente a sentirci un corpo. Buona navigazione in Cristo.